Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, in questa terza meditazione cercherò di trattare il tema del terzo dono dello Spirito Santo, che è quello della pietà. Non so se riuscirò in questa meditazione anche a trattare la beatitudine ad essa collegata. Spero comunque che dalle precedenti meditazioni emerga, cammin facendo appunto, che si sta delineando un cammino spirituale nell'esaminare questi doni dello Spirito Santo, soprattutto in questo rapporto che hanno con le beatitudini. Allora, abbiamo iniziato con il dono del timor di Dio e abbiamo detto che è unito alla beatitudine corrispondente, che è quella dei poveri in spirito. E questa beatitudine, cioè questa beatitudine insieme a questo dono, ci hanno portato a distaccarci dalle cose terrene. Povertà di spirito, infatti, significa prendere la giusta distanza e usare rettamente delle cose create. Il timor di Dio ci trattiene quindi dall'uso cattivo delle cose. Allora, in questo modo siamo riusciti a sgombrare il terreno sassoso che ci impedisce di camminare nella via della santità. I doni dello Spirito Santo quindi si attivano proprio per spingerci verso la santità. Allora, l'esempio che avevo fatto all'inizio delle nostre meditazioni lo rifaccio e lo riprendo, anzi, è quello tipico dell'esercizio dei doni, appunto. Nelle fasi iniziali della vita spirituale, la cosiddetta via purgativa, l'uomo deve lavorare spesso faticosamente per purificarsi. Ed è, nell'esempio che io vi ho fatto, quell'uomo che sulla barca rema spesso controcorrente. Procedendo in questo lavoro, arriva ad un certo punto in cui si sente soffiare il vento. Ecco, questo vento, questo soffio del vento, è l'attivarsi dei doni dello Spirito Santo. A questo punto bisogna tirare i remi in barca. Quando si sente il vento soffiare, bisogna tirare i remi in barca, ammainare la vela e lasciarci trasportare dal soffio dello Spirito Santo. Perché? Perché i sette doni sono quel soffio e questo soffio ci trasporta rapidamente alla via della santità e alla vetta, anzi, della santità. I sette doni, quindi, abbiamo detto, sono quel soffio che ci trasporta rapidamente alla vetta della santità. Ma cosa può succedere a un certo punto? Il timor di Dio, abbiamo detto, sgombera il terreno dai sassi che ci impediscono di camminare su questa vetta, verso questa vetta. Succede però a un certo punto che possiamo scoprire, ed è molto facile farlo, che è veramente faticoso, spesso arduo, e a volte ci è richiesta una virtù eroica per arrivare a questa vetta della santità. Ci accorgiamo probabilmente che con le nostre forze, magari dopo varie cadute, è impossibile procedere. Ecco quindi che ci viene in aiuto il dono della fortezza. Il dono della fortezza ci dà quella forza per non più camminare, ma per correre attraverso le difficoltà per raggiungere quella meta. L'esempio, che è molto semplice anche qui per chiarire i concetti che stiamo trattando, è il martirio. Sì, è il martirio, perché non dobbiamo dimenticare che con il battesimo, insieme a tutto quello che ci viene comunicato, al corredo che ci viene dato, come vi ho detto già nella prima meditazione, e cioè la grazia santificante, le virtù teologali, le virtù cardinali infuse e i doni dello Spirito Santo, viene anche seminato il seme del martirio.
E noi col battesimo siamo chiamati al martirio. Che poi questo martirio si realizzi realmente o che si realizzi nella vita, nella fatica dell'osservanza dei 10 comandamenti, della testimonianza cristiana in un mondo come oggi sempre più anticristiano, e in un modo o in un altro, insomma, dobbiamo mettere in conto che siamo chiamati ad esercitare una sorta di martirio bianco o anche rosso, se proprio dobbiamo dare anche la vita fisica. Bene, chiarito questo punto, andiamo avanti. Dobbiamo dare a questo punto la definizione del dono della pietà. E abbiamo detto che, anzi non l'ho detto, me lo dico adesso, che il dono della pietà è collegata con il terzo dono. Quindi è il terzo dono dello Spirito Santo che stiamo trattando oggi. E la definizione è la seguente: il dono della pietà si può definire un abito soprannaturale, infuso con la grazia santificante, la quale è la base di tutti i doni. Lo ripeto, quindi il dono della pietà si può definire un abito soprannaturale, infuso con la grazia santificante, la quale è la base di tutti i doni. Quindi se riprendo molto velocemente il termine abito, anche se ve l'ho spiegato già nelle prime meditazioni, l'abito ho detto che è una cosa che si indossa, una volta che ce l'ho addosso non lo tolgo più. Dunque è una cosa che ci viene infusa nell'anima come un abito e quindi non ci viene tolto. Per dare un'idea ancora più chiara dell'abito, dobbiamo confrontarla con il termine atto e spiegare che cos'è l'atto. Perché posso fare diversi atti di pazienza. Per esempio, posso fare 10 atti di pazienza, all'11° perdere la pazienza. Questo significa che io ancora l'abito non ce l'ho, l'abito della pazienza, però continuando a fare atti di pazienza posso arrivare ad avere un abito, appunto l'abito della pazienza, per cui non la perdo più. A quel punto si può dire che io abitualmente sono una persona paziente. Un atto di impazienza, abbiamo detto, come tante altre virtù, comunque un atto di impazienza non distrugge l'abito della pazienza. L'atto quindi è l'azione di un momento che poi passa, invece l'abito è qualcosa che mi viene dato, che quindi porto con me abitualmente. Quindi ripetuti atti di impazienza distruggono l'abito, ma un singolo atto di impazienza non distrugge l'abito della pazienza. Allora, chiarito di nuovo, fatto un ripasso anche di questo, andiamo avanti. Il dono della pietà perché mi viene dato? Intanto Dio ce lo dà per eccitare nella volontà, perché è sotto il soffio dello Spirito Santo, un affetto filiale verso Dio. E Dio in questo caso è considerato come padre. Ecco l'essenza del dono della pietà. Perché Dio è considerato come padre. Quindi il dono del timore sgombra il terreno, abbiamo detto, la fortezza mi fa procedere speditamente nel cammino e il dono della pietà mi fa capire che Dio è padre. Allora, leggendo il Vangelo, probabilmente noi lo vediamo e lo sappiamo che Dio è padre, ma il dono della pietà accende nella mia anima questo affetto filiale costante verso Dio considerato come padre. Ma questo non basta, perché accanto a questo il dono della pietà mi procura un sentimento di fraternità universale verso tutti gli uomini, in quanto li riconosco tutti fratelli e tutti figli dello stesso Padre celeste. Quindi, data la definizione, abbiamo capito che questo dono ha a che fare con l'idea più alta che noi abbiamo di Dio, cioè di Dio come padre. Abbiamo già visto come, per esempio, il dono della fortezza si appoggia su una virtù. Ecco,
Questo deve essere chiaro, c'è un collegamento tra doni, virtù e beatitudini. Ecco, i santi padri chiamano questi collegamenti catene. Ecco, per farvi capire meglio, prendiamo un esempio dalla Sacra Scrittura, quando San Pietro nella seconda lettera scrive: Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, io spiegandovi i doni devo necessariamente trattare anche separatamente delle virtù e delle beatitudini, ma questo non significa che dentro di noi i doni, le virtù e le beatitudini non siano strettamente collegate insieme. Quindi io ne parlo separatamente, ma dentro di noi tutte queste cose sono strettamente collegate. Abbiamo visto come il dono della fortezza si appoggia sulla virtù della fortezza, che è la terza virtù cardinale. Quindi il dono della pietà anch'esso si appoggerà su una virtù, che è la virtù della giustizia. La virtù della giustizia comanda di dare a ciascuno ciò che gli spetta, cioè a ciascuno il suo. E questa virtù è propria della volontà. Importante questo. Ricordate che il dono della pietà è un effetto che si produce nella volontà, perché se io devo dare a qualcuno ciò che gli spetta, devo mettere in moto la volontà, anche se magari non lo faccio poi tanto volentieri o magari facilmente. Nel nostro caso noi siamo chiamati a dare la cosa giusta a Dio. Per esempio, anche la stessa preghiera è un atto di giustizia perché è giusto che io dia a Dio la mia preghiera. Quindi l'andare a messa la domenica è un atto di giustizia, alla quale in questo caso si collega la virtù di religione. Con questa virtù io rendo giustizia a Dio, dandogli la preghiera, dandogli i sacrifici, il digiuno, l'astinenza, il rispetto, il culto. Cioè tutto quell'insieme di dei doveri con i quali lo riconosco come mio Signore. Quindi quando io manco in queste cose, proprio come persona, non tanto come cristiano, ma come persona, al di là quindi dell'osservanza del comandamento, io divento una persona ingiusta. E questa virtù è così importante che nella Sacra Scrittura l'unica cosa che il Vangelo dice di San Giuseppe è che è un uomo giusto. Quindi quando io non prego, oltre che mancare nei confronti di Dio, manco verso me stesso. E questo, vorrei aprire una parentesi per aiutarci in questo cammino spirituale, non è una cosa indifferente. Perché va piano piano a modificare la struttura della mia coscienza. Teniamo conto che la coscienza cresce rettamente con l'esercizio delle virtù. Quindi se io invece della virtù coltivo i vizi, la coscienza si destruttura fino ad arrivare a non far sentire più la sua voce. Per cui si arriva ad un certo punto a far fatica a distinguere il bene dal male. Si arriva per esempio a dire: perché devo andare a messa la domenica? Chi è che me lo dice? Ecco, se si ha una coscienza retta, se si ha una coscienza formata, è la coscienza stessa che ti dice: guarda che c'è un creatore al quale tu devi dare qualche cosa, e tra le cose da dare c'è il culto. Tra le virtù collegate sempre con la giustizia c'è anche la virtù di devozione. Ecco la quale è inserita anche questa nella volontà.
Detto questo, noi naturalmente ci accorgiamo che siamo sempre continuamente in debito con il nostro creatore. C'è tanto che un salmo dice: che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Ora, la pietà pone un accento di tenerezza nella virtù di religione. Altrimenti sembra quasi che io debba dare per stretto diritto a Dio quello che gli è dovuto, ma non c'è una tenerezza, non c'è una confidenza in questo. Sembrerebbe quasi esserci un rapporto come quello che può esserci tra un musulmano ed Allah. In effetti la pietà va oltre la religione naturale, non vede solo i diritti del padrone e del Signore, ma vede quelli del padre. Quindi è quella virtù che pone il cuore, potremmo dire. Cioè, è un rapporto cordiale, cors cordis, che vuol dire proprio cuore, un rapporto cordiale nei confronti di Dio. Ma qui, se ci pensiamo bene, a maggior ragione si vede il grande debito che abbiamo nei confronti di Dio. Perché un figlio di una famiglia naturale, quando parliamo di famiglia naturale, quando pensa bene, sa che non è mai in regola con suo padre e con sua madre, perché quantomeno gli hanno dato la vita. Allora, se un figlio ha la pietà, è spinto a dare sempre più onore, rispetto, amore nei confronti dei genitori, a maggior ragione nei confronti di un Dio conosciuto come padre. Dunque, il dono della pietà è quel dono che mi fa cogliere intimamente la paternità di Dio, che c'era anche prima dell'attivazione di questo dono della pietà, ma il dono lo dà in modo del tutto particolare. Il dono prende possesso proprio di questo aspetto della religione, toccandoci nel profondo del nostro essere per farci entrare in intimità con il Padre. Ecco, a quel punto, riprendendo l'esempio iniziale dell'uomo che sta sulla barca, il vento soffia sulla vela e io mi sento trasportato intimamente ad avere un rapporto paterno con Dio. Ecco, anche qua non diamolo per scontato nella nostra vita. Certo, io so che Dio è padre, però quante volte mi capita, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando soffro, quando mi capita una disgrazia, quasi di mettere in dubbio la paternità di Dio. Quando è così, vuol dire che ancora il vento non soffia, cioè che non siamo ancora stati toccati dal soffio di questo dono. Ancora più difficile, in effetti, è amare tutti i fratelli, soprattutto ascoltando la parola di Gesù, che non dice di amare gli amici, ma di amare i propri nemici. Quando inizia ad agire il dono, questa fatica scompare e io, quasi mosso da un istinto soprannaturale, amo tutti, amici e nemici, in modo uguale. Anche dobbiamo chiarire però una cosa, che c'è una gradazione nell'amore, naturalmente. Altro è l'amore che io devo dare, per esempio, ai miei genitori, ai miei fratelli della carne, ai miei amici. Altro è l'amore che devo dare a una persona che non conosco. Ma devo dire che questo è comunque secondario, perché interiormente questo amore abbraccia comunque tutti, persino i nemici. A questo proposito, vorrei ricordare quello che diceva San Silvano del Monte Athos, che è un monaco russo morto nel 1938, che tra le altre cose dice che chi non ama i nemici non ha in pienezza il dono dello Spirito Santo, perché se uno ama tutti gli uomini, li porta tutti nel suo cuore. Se ce n'è anche uno solo fuori dal cuore, fuori, vuol dire che non ama nessuno. Beh, potremmo riprendere la Sacra Scrittura a questo punto, perché San Giacomo già ci dice che se uno non osserva uno dei comandamenti, non ne osserva nessuno. Quindi non è un'esagerazione quello che dice San Silvano del Monte Athos. Qual è la questione? Non è il comandamento, ma è Dio. Dio è padre di tutti, per riprendere l'esempio di Silvano del Monte Athos.
Dio ci ha dato i 10 comandamenti, quindi se ne trasgredisco uno, non è tanto il fatto di aver trasgredito quel comandamento, ma il fatto che io non vivo in pienezza il rapporto di padre con Dio. Poi non dimentichiamo una cosa altrettanto importante, che quando si attivano i doni non sono più io che mi devo sforzare e quindi mi devo preoccupare di impegnarmi ad amare tutti. Ecco, riprendiamo l'immagine che ho dato dei doni, cioè della barca che è mossa dall'uomo che si mette a remare faticosamente. Ad un certo punto soffia il vento e quell'uomo deve tirare i remi in barca e ammainare la vela. Riprendiamo questo esempio, perché quando si attua il dono è lo Spirito Santo che mi porta ad amare tutti indistintamente. Per avere un'idea di questo rapporto intimo che si stabilisce con il Padre, dobbiamo andare naturalmente e dobbiamo guardare come modello il nostro modello per eccellenza, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Se noi confrontiamo anche solo superficialmente, diciamo così, gli scritti del Nuovo Testamento con gli scritti dell'Antico Testamento, non facciamo fatica a scoprire che una delle cose veramente nuove e originali del Nuovo Testamento è la rivelazione della paternità di Dio nei confronti di Gesù. Perché nessun uomo fino ad allora aveva mai parlato così nei confronti di Dio, al punto tale che fu accusato anche di bestemmia e poi venne crocifisso e una delle accuse per cui venne crocifisso era proprio perché si faceva come Dio. Ed è molto importante a questo riguardo, a questo proposito, meditare il Vangelo di San Giovanni, soprattutto nei discorsi di addio, quindi dal capitolo 13 in poi. Soprattutto raccomando di leggere il capitolo 17, in cui c'è quella preghiera di Gesù che si rivolge, in cui si rivolge al Padre e dice: Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Qui si nota questa forte intimità che Gesù ha nei confronti del Padre. Ma anche nel Vangelo di San Matteo, al capitolo 11, versetti 25-30, possiamo notare come Gesù aveva una confidenza proprio di figlio col Padre. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Dobbiamo chiarire adesso un'ultima cosa, prima di lasciarci. Innanzitutto, quando pensiamo a Dio come Padre, è bene purificare la nostra mente da alcune immagini terrene. E non lo dico io, è già se noi leggiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2779, il Catechismo subito ci ammonisce dicendo: prima di fare nostro questo slancio iniziale della preghiera del Signore, del Padre nostro, non è superfluo purificare umilmente il nostro cuore da certe false immagini di questo mondo. L'umiltà ci fa riconoscere che nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare, cioè ai piccoli. La purificazione del cuore, continua il Catechismo, concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella storia personale e culturale e che influiscono sulla nostra relazione con Dio. Dio nostro Padre trascende le categorie del mondo creato. Trasporre su di lui o contro di lui le nostre idee in questo campo equivarrebbe a fabbricare idoli da adorare o da abbattere. Mi sembra molto chiaro quello che dice il Catechismo. Cioè io devo purificare il cuore da tutte le immagini e idee che mi sono fatto del padre o della madre terreni che ho avuto. Perché? Perché possono crearmi o un idolo del padre, se ho avuto un'immagine, un'idea idolatrica dei miei genitori, oppure
oppure possono farmi abbattere l'immagine del Padre Celeste se ho avuto un'idea negativa dei miei genitori. Chi dice di non riuscire a entrare in relazione con il Padre Celeste, forse dovrebbe valutare che immagini ha del suo padre terreno, perché questo inevitabilmente influisce sull'idea che possa io avere sul mio Padre Celeste. E non dimentichiamo che questo Dio che è padre, a volte può anche correggere. Ecco, non è che è soltanto buonismo. Quando un padre vuol bene al figlio, lo corregge. Quindi, per esempio, nella lettera agli Ebrei c'è un passo che chiarisce questo aspetto del padre. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Siamo al capitolo 12, versetti 7 e 11. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Quindi, quando parliamo di un Dio come padre, ricordiamoci che è inclusa anche la correzione. Quindi questo è il padre che opera così perché ci ama e quindi ci tratta da figli. L'immagine più bella comunque che ci viene trasmessa, a parte questi colloqui con il padre, è la parabola, e tutti ce la ricorderemo, del figlio il prodigo, dove si vede chiaramente questo padre che aspetta da lontano, che avrebbe aspettato anche tutta la vita. E non condanna e fa festa quando torna il figlio. Qui si nota anche com'è difficile però diventare figli, perché quello che era stato con lui da sempre rimane fuori, si rifiuta di fare festa. Quindi, se è vero che ci può essere una difficoltà nel comprendere Dio come padre, ma è altrettanto vero che c'è una difficoltà da parte nostra di diventare figli. E riprendo velocemente, prima di chiudere, il castello interiore di Santa Teresa d'Avila. E riprendendolo, vi dico che l'ospite divino è nella settima dimora. Però Gesù attira già dalla prima dimora. Quando si entra dall'esterno del castello, all'interno del castello, lui è già lì, nella settima mansione, è lì che ci attira lo sposo. Chiama verso il centro dell'anima, verso cioè il matrimonio spirituale. Non si arriva alla quarta dimora senza essere passati dalla orazione vocale. Nella prima dimora, dalla meditazione, nella seconda dimora, dalla contemplazione affettiva, dalla contemplazione di semplicità, e poi nella quarta dimora alla contemplazione passiva. Quindi non basta pregare vocalmente per accorgersi o per capire a che punto si è nel cammino spirituale. È importante sia quanto si prega, ma anche che in che modo e come quindi si prega. È vero che è importante la qualità della preghiera, senza dubbio, ma in qualche modo la qualità è dipendente dalla quantità. Poi devo dire che dipende da persona a persona. Da condizione a condizione. Questi cammini da soli non si fanno, questo io vorrei chiarirlo già da adesso. Ci vuole un padre spirituale, perché si arriva ad un certo punto che più si avanza, più si sente il bisogno di avere qualcuno che ci confermi nel cammino che si sta facendo. Anzi, direi che è un segno di un'anima che si impegna nel cammino spirituale ad un certo punto, capire di aver bisogno dell'aiuto esterno.
Quindi da quello che abbiamo detto si comprende come il dono della pietà ci mette in questo rapporto intimo con Dio, conosciuto come Padre. Naturalmente la figura che incarna in modo pieno e perfetto i doni è Gesù Cristo. E per il dono della pietà si vede in modo particolare il rapporto che Gesù Cristo come figlio stabilisce con il Padre Celeste. È una cosa che al tempo degli ebrei era considerata come una bestemmia. Thank you.